Buongiorno Benedetto, siamo al municipio di San Fratello. Si è svolta nell'aula consiliare la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Stefania Craxi. Dopodiché si andrà all'elipista che verrà intitolata a Bettino Craxi, il padre della senatrice che aveva ricevuto nel 1984 la cittadinanza onoraria di San Fratello, luogo in cui risiedevano gli antenati della famiglia Craxi. Abbiamo sentito Stefania che ci ha raccontato il legame della sua famiglia con questa cittadina nebroidea. Ne sono onorata e commossa e grata. Per la verità, i legami tra la mia famiglia, San Fratello, la Sicilia non si sono mai interrotti. Ricordo che la Sicilia ha anche partecipato attivamente alle fortune del Partito Socialista. È un onore che non intendo far rimanere lettera morta, lo ritengo un impegno verso questa comunità, un impegno nei limiti del mio possibile a essere a fianco per qualsiasi esigenza nasca da questi cittadini. L'intitolazione dell'eliporto di San Fratello è un gesto di giustizia verso un grande italiano. Craxi era un patriota, amava l'Italia e gli italiani, ma questo la storia lo dirà. Che cosa rimane dell'eredità di Craxi? Rimane un patrimonio di idee che può ancora dare frutti, lo lascia non a qualcuno o a una forza politica in particolare, ma lo lascia a chi lo vorrà raccogliere. Per esempio, una grande visione dell'Italia come paese mediterraneo, una regione euromediterranea. Sarebbe una grande opportunità per tutta la Sicilia. Ai nostri microfoni anche il sindaco di San Fratello Sidoti, che ci ha spiegato anche l'onore di avere nei suoi compaesani la famiglia Craxi, Bettino, e adesso la figlia Stefania. Con una famiglia che si era allontanata, come tante si erano allontanate da San Fratello per motivi diversi. Mi piace ricordare qui la famiglia Latteri, la famiglia Basile, che sono sempre legati al paese di San Fratello e anche loro cittadini onorari, perché? Per ridare il significato a quei figli di San Fratello che per motivi diversi, come dicevo, si sono allontanati, ma che sono orgogliosi della loro sanfratellanità e noi altri siamo orgogliosi di essere loro compaesani. Stefania da stamattina va dicendo in giro, prendendo il caffè, girando di qua, che appunto da oggi si sente sanfratellana a pieno titolo e questo ci inorgoglisce. Chiaramente per noi è un punto di riferimento importante, fermo restando tutta la deputazione regionale e nazionale che è stata sempre vicina a San Fratello, specie nei momenti di particolare difficoltà, mi riferisco alla frana, però anche l'onorevole Craxi, anche in quei momenti, è stata vicina a noi. Per cui è un momento di vicinanza fondamentalmente, un momento di affetto, un momento storico che trova un momento oggi. Con il coronamento, con il conferimento di questa cittadinanza onoraria per cercare di consolidare ancora di più e quindi avere questa vicinanza e questa frequentazione ancora più intensa. Per il momento da San Fratello è tutto, nel TG di questa sera ci saranno anche ulteriori interviste da San Fratello in occasione di questa importante giornata per la cittadina nebroidea e per la famiglia Craxi.